lodato Gesù Cristo. Sono Don Onofrio Castelli, parroco a Santa Flavia, Caltanissetta. La mia chiesa è anche santuario diocesano della Madonna di Fatima. Mi è stato chiesto un piccolo contributo sul Totus Tuus, la dimensione profondamente mariana della vita e del magistero di San Giovanni Paolo II. Siamo nel centenario della sua nascita. E vorrei presentare in premessa due note che mi piacciono e mi sembrano importanti per il magistero e il pensiero di questo grande uomo e per comprendere anche la sua mariologia. La prima nota è la sua antropologia. Il pensiero e il magistero di San Giovanni Paolo II sono imperniati sull'uomo. Da sempre, ecco, il suo interesse, il suo pensiero ha guardato all'uomo, alla grandezza dell'uomo e alla fragilità dell'uomo. L'uomo dotato di coscienza, l'uomo che abbraccia dei valori, l'uomo che è chiamato a fare delle scelte, l'uomo che decide, l'uomo in azione e in situazione. Per San Giovanni Paolo II, l'uomo rimane la via della Chiesa verso Dio. Non è un semplice destinatario a cui fare giungere un messaggio di salvezza, ma è un protagonista coinvolto da Dio in questa avventura meravigliosa. Tutto questo si aggancia a un dato di fatto, all'incarnazione e redenzione, a un disegno di salvezza di Dio. L'antropologia di San Giovanni Paolo II è chiaramente un'antropologia cristiana dove Dio viene in soccorso dell'uomo con la sua grazia. E allora si comprende anche nel pensiero, nel magistero di San Giovanni Paolo II, quel detto del concilio di Gaudium et Spes 22. Dio rivela l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. La seconda nota che vorrei sottolineare è l'importanza dell'evento pasquale come evento di redenzione. Non è un caso che quello del Redentore è il titolo con cui più di frequente, maggiormente, San Giovanni Paolo II si rivolge a Cristo. La sua prima enciclica lo dice già nel suo titolo, Redemptor Hominis. E anche le encicliche dedicate a Maria e a Giuseppe sono Redemptoris Mater, Redemptoris Custos. Ha proclamato un anno della redenzione. Per San Giovanni Paolo II, l'evento pasquale è un evento decisivo per la storia di tutta l'umanità, che ha dato una svolta. E a noi dà una certezza, Dio è intervenuto, Dio ha posto un fine al male, al peccato, alla morte. Quando nel 1983 doveva preparare l'Episcopato Mondiale alla consacrazione del mondo intero al Cuore Immacolato di Maria e alla consacrazione della Russia a Maria, questo è avvenuto il 25 marzo 1984, dovendo preparare l'Episcopato Mondiale a questo evento, in una lettera, tra le cause che cita, c'è proprio questa certezza. Possiamo e dobbiamo farlo perché è certo che ormai Cristo ci ha redenti. E anche se la storia a volte assume
dei colori e dei passaggi drammatici dovuti al male, al peccato, che poi diventano esperienza di conflitto e di minaccia, e tuttavia questa certezza nella redenzione non può e non deve venire meno. Il che nutre l'atteggiamento di fiducia e di fede che ci fa veramente abbandonare a Dio. Antropologia e redenzione. Uomo che agisce è l'intervento di Dio, l'azione salvifica di Dio. In chi tutto questo diventa pienezza, si realizza in Maria. Maria è la prima redenta, è la totalmente redenta se consideriamo che è già assunta in corpo e anima in cielo. Bene, com'è la mariologia di San Giovanni Paolo II? Dico solo poche pennellate per quello che è il video nella sua brevità permette. Intanto, San Giovanni Paolo II è profondamente figlio della Polonia. Lui ha vissuto il dramma della guerra, ha vissuto il vuoto della ideologia comunista che avrebbe voluto cancellare Dio dai cuori e dalle coscienze della gente. Ma è figlio della Polonia anche con le tradizioni, i valori, con il santuario di Częstochowa, dove spesso si recava. Lui queste visite amava chiamarle udienze. Lo hanno profondamente segnato. Vi è un'altra nota della sua mariologia. San Giovanni Paolo II, anche perché vi ha partecipato, è profondamente figlio del Concilio. Lui adotta, sposa la mariologia che il Concilio ci ha presentato. Non più una figura di Maria quasi lontana, ma una figura di Maria che è per e nella Chiesa, che è con e per l'uomo credente. E si nota anche che, sposando l'insegnamento del Concilio, la mariologia di San Giovanni Paolo II ha due caratteristiche importanti. È intanto un fatto teologico. L'immagine più bella è quella che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù morente in croce affida Maria a Giovanni e Giovanni a Maria. Ecce mater tua, ecce filius tuus. E il Vangelo aggiunge una frase importante, e da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Queste parole non descrivono un semplice fatto, abitare con, ma il prendere Maria in casa propria diventa un fatto teologico, diventa un fatto di fede. Un fatto che segna la vita del discepolo credente. San Giovanni Paolo II in questo si è profondamente, perfettamente riconosciuto. Così ci ha presentato la mariologia. Prendere Maria a casa propria, chi prende lei accoglie il figlio. San Giovanni Paolo II nella sua mariologia ha una seconda caratteristica, che è quella esistenziale.
Mentre, ecco, eravamo abituati a una dimensione molto devota nei confronti della Madonna, San Giovanni Paolo II, con il Concilio, ci fa scoprire sempre più la dimensione esistenziale. È una svolta. E lui, alla domanda su come lui è arrivato a questo, dichiara in due interviste che la svolta in lui l'ha provocata la lettura di un libro di San Luigi Maria Grignot de Montfort. Leggendo il trattato della vera devozione a Maria, lavorava in fabbrica allora, alla Solvay. Ebbene, lui dice che la lettura di quel libro gli ha cambiato il modo di rapportarsi a Maria. Una delle note, ecco, dell'insegnamento di questo grande santo, il Montfort, è proprio la dimensione esistenziale battesimale. Il santo diceva che occorre ogni giorno rinnovare le promesse del nostro battesimo per essere veri devoti di Maria, vivere la nostra fede nella quotidianità. Ecco una mariologia allora che è frutto dell'insegnamento del Concilio. San Giovanni Paolo II rimane pur sempre un figlio anche della tradizione. Ha raccomandato, ha pregato il rosario, per dire una delle caratteristiche. E quando lo vedevamo recitare l'Angelus, come è tradizione in molti paesi del nord, alla recita dell'Angelus, alle parole il Verbo si è fatto carne, ecco, piegava le ginocchia. Le forme della devozione tradizionale, ecco, anche se raccomandate con la maturità che è necessaria ai nostri giorni, ecco, lui ce le ha conservate, proposte, le ha vissute lui stesso. E vi è l'ultima nota. Oltre ad essere figlio della Polonia, figlio del Concilio e della Chiesa, figlio della tradizione, ritengo che sia intanto figlio della propria storia. C'è una data drammatica che tutti ricordiamo. È il 13 maggio 1981, l'attentato che si è fatto a lui in piazza San Pietro, nel giorno, nella festa della Madonna di Fatima. 13 maggio. Questo ha segnato la sua vita e lo ha congiunto in maniera più intima, più vicina e ormai inseparabile con Fatima, con il messaggio di Fatima, le apparizioni di Fatima, i segreti di Fatima. È rimasto poi legato a Fatima. Basti ricordare che all'anno è andato a Fatima in pellegrinaggio e ringraziamento perché la Madonna, conosciamo le sue parole e la sua testimonianza personale, perché la Madonna gli aveva salvato la vita, aveva dirottato la pallottola micidiale che poi è stata incastonata nella corona della Madonna proprio al santuario di Fatima. Come già dicevamo, il 25 marzo poi del 1984 ha voluto dare seguito, avendone anche parlato con Suor Lucia sulle modalità, ha voluto dare seguito a quanto la Madonna aveva chiesto
di consacrare la Russia e il mondo intero al cuore immacolato di Maria. Ecco, San Giovanni Paolo II, la sua Mariologia assume questo tocco legato a Fatima e lo vediamo in alcuni aspetti. Intanto uno l'ho appena pronunziato, dire Fatima e dire cuore immacolato. E quando diciamo cuore immacolato, non diciamo un semplice fatto devoto, per nulla. Il cuore, nella sua simbologia biblica, è la sede delle decisioni, è la sede della coscienza, è la sede dei pensieri. Gesù nel Vangelo proclama che dal cuore dell'uomo nascono bene e male. E allora proclamare il cuore immacolato di Maria significa proclamare la fedeltà a Dio, il proprio sì a Dio, il proprio vivere la fede in adesione alla parola e ai comandamenti di Dio e accogliere la chiamata rispondendovi fedelmente. Cuore immacolato di Maria, ma significa anche quella dimensione dell'uomo che per vivere la fedeltà è pronto a lottare, a combattere la buona battaglia, direbbe San Paolo. Cuore immacolato di Maria, a cui corrisponde l'atteggiamento filiale dell'affidamento. Ci si affida. Così come Giovanni è stato affidato a Maria e in Giovanni tutta la Chiesa, ogni discepolo, ogni credente, e Giovanni questo lo ha accolto, lo ha fatto suo, così San Giovanni Paolo II ci invita a saperci affidare. È il profondissimo significato di quelle semplici parole del suo motto papale e anche nello stemma, totus tuus. E allora mi sembra che l'eredità, anche riguardo a Maria, che San Giovanni Paolo II ci ha lasciato, è una eredità preziosa che ci aiuta a vivere da credenti nel nostro mondo oggi, e che ci attesta che non solo il Vangelo è sempre valido, ma che il Vangelo è sempre possibile viverlo. Sia lodato Gesù Cristo.